Allora, sul pulsante SVD ho impostato una funzione di brake motor, ovvero in qualunque momento mi stacca i motori, se uno è nella cacca può servire. Il problema è, io sono in volo, su questo pulsante ho messo Return to Home, se sbaglio a premere un pulsante invece dell'altro, mi crolla a terra e basta. Ho 5 secondi per richiamarlo, ma comunque sono a rischio. Allora, modifica. Sono andato sulla funzione curve mixer. Mixo 1, master throttle, eccolo qua, slave stop. E poi abbiamo la curva impostata così, in questa maniera. Il risultato lo vediamo dal display servo. Abbiamo sul canale 8 lo stop. Allora, io sto volando normalmente, inserisco lo stop, ho il throttle a 0 e lui sale a fermare i motori. Però alziamo il throttle. Avete visto l'8 che è andato completamente a zero. Questo è una cosa che dovrò ancora vedere se funziona o meno. Comunque, io sto volando, manetta a metà. Per qualche motivo tiro giù, inserisco il brake dei motori e si ferma qua. Però se io vado quasi al minimo con i motori, mi parte l'impulso del brake. Si può notare qui lo stop e si può notare qua sopra il throttle, che se non è molto basso, diciamo un 20%, non mi parte il brake del motore. Quindi adesso per arrestare i motori io devo sì tirare giù la leva del brake, ma se non abbasso la manetta non succede assolutamente niente. Questa è la teoria, prossimamente proveremo in volo. E impostazione da fare su tutti i modi volo.